Ciao Stiliners, come state? Bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, innanzitutto ci tengo a mostrarvi il mio nuovo nasino, perché da un po' che non ci vediamo da queste parti. E l'altro giorno sono anche andata dal parrucchiere, però questo ve l'ho postato in qualche short. Ho fatto un piccolo cambio e piano piano vorrei schiarirli ancora di più, però adesso vediamo. Andiamoci piano. Ho una sorpresa, però adesso ne parliamo piano piano. Innanzitutto, dato che oggi pomeriggio usciamo ed è già luna, dobbiamo prepararci e in casa ci siamo soltanto io e la Melissa Lilly. Poi ciao Medi! Ciao! Mua. Si vede che sveglia da poco. Ieri sera abbiamo fatto un po' tardi, quindi ci siamo permesse di dormire ancora un po'. Questa mattina io mi sono alzata presto, secondo me verso le 8, 8 e mezza, perché sono abituata ormai, anche se in realtà ero sonnissima. Poi avevo un po' di piti da evitare, quindi dovevo per forza alzarmi. Mezzogiorno invece si è alzata verso mezzogiorno e le ho fatto una pasta nel volo. Adesso devo ricambiarla e le do anche il lullo perché sono già quasi le 2 e lei vuole fare spuntino. Ed ecco a voi il lullo più atteso della storia dell'umanità. Tieni. Allullu. Ricco. Senza parole. Non so da voi com'è il tempo, ma qua sta letteralmente impazzendo. Senza contare il fatto che circa un mese fa faceva già caldissimo. Io andavo in giro in pantaloncini, vi giuro, era caldo, si sudava. Avete presente quando la macchina inizia a surriscaldarsi perché è caldissimo? Ok, era già quell'epoca, io stavo già mettendo via le cose invernali. Non ho fatto in tempo che ha iniziato a piovere, tipo per una settimana intera. E adesso sta ricominciando il caldo, non si capisce niente. E poi tra un po' di giorni è rimessa la pioggia per un giorno. Però appunto oggi è caldo, quindi a Madison metteremo questi pantaloncini qua. E insieme a questa qua, che è la sua magliettina. Guardate che bella. E ovviamente dobbiamo anche cambiarle il pannolino. Sapete che è da poco passata alla taglia 5. Sta crescendo troppo in fretta. Infatti raga, cioè letteralmente siamo maggio. Il 10 è il mio compleanno, ricordatevelo. E Madison tra un mese praticamente fa 2 anni. 2 anni? 2 anni fa io ero incinta. Mi sembra tipo di averla avuta in pancia la settimana scorsa. Cresce troppo in fretta. Comunque non so se ve l'ho detto, ma Serena è rimasta a dormire dalla mamma ieri, ecco perché non. Adesso basta chiacchiere, vediamo di iniziare a prepararci. Ovviamente io parto sempre dalla Madison perché lei è quella parte più semplice. Ecco, cambiamo il pannolino e mettiamogli il suo outfit. E come vedete il suo lullo non l'ha mollato neanche per un secondo. La nostra Madison è praticamente pronta, l'ho già tutta vestita, le mancano soltanto da sistemare i capelli ed aggiungere le scarpine. Si sta ancora godendo il suo lullo. Quindi, visto che adesso la Madison è abbastanza tranquilla, possiamo pensare alla Yuzi. E adesso, come prima cosa, credo che andrò a passare una salvietta perché ieri non si fa, ma mi sono dimenticata di struccare. E per questo motivo andremo ad usufruire di una salvietta della mia principessa. Ieri mi ero truccata un botto. Il naso comunque ancora un po' mi fa male. E se vedete è ora di rifare anche le ciglia, infatti ho l'appuntamento domani mattina e poi martedì ho uno shooting per una sorpresa che ho preparato per voi, che sto preparando per voi. Allora, e per oggi avevo pensato a un trucco non troppo pesante perché appunto ieri l'avevo già così e too much. Tanto oggi semplicemente andremo a fare una passeggiata con mia sorella, i bimbi e un'amica. Poi più tardi appunto mia mamma mi verrà a riportare la sele. E infatti ho una sorpresa, ma aspettate ancora un pochino perché adesso ci arrivo. Comunque con pesante intendo che non voglio mettere il fondotinta, dal momento che io ancora non ho trovato un fondotinta che dico ci sta, non è troppo pesante, perché a me mi appesantisce un sacco la faccia secondo me. Trust the process. Ho portato tutti gli strumenti che mi servono per un make up. È molto simile a quello che ho fatto ieri, ma senza fondotinta praticamente. E la Madison ovviamente quando vede i trucchi della mamma impazzisce. Vi ricordate la Serena alla sua età quando vedeva i miei trucchi? Come ha ridotto i miei trucchi? Lei al momento ancora non ne ha distrutto uno, ma non lo voglio dire troppo forte. Madison, si deve truccare la mamma o ti devi truccare te? La mamma o no? Io metto
tutto questo. Per fare le sopracciglia, e le vado a definire un pochino meglio. Grazie. Tipo, vedete qui che si è tolto un po' di trucco. Lunedì a martedì inizio il mio percorso con la nutrizionista. Ho già fatto il primo appuntamento, però ufficialmente lunedì o martedì mi deve consigliare la nuova dieta. Come sapete, io non è che mangio benissimo, non sono mai stata brava in queste cose, ma ho paura che appunto a lungo andare il mio corpo ne possa risentire. Adesso vado a mettere questo qui, che è un correttore. Per spalmare il tutto ho sempre usato uno di questi, qualsiasi. Però l'altro giorno ho provato con una spugnetta perché li avevo persi questi, non sapevo dove li avessi messi, e si è steso da Dio. Cioè, vi giuro, ce l'avevo in mano e dopo 10 secondi non mi ricordavo più dove l'ho messa. Devo allenare la mia memoria, se no qua. E in questo momento, come vedete, in realtà ho messo anche una crema prima, e questo qua sarebbe soltanto correttore e contouring. Sei falsa. Durante tutto questo processo, non vi preoccupate, Madison è sempre presente e si deve sempre fare sentire e vedere tutto. E tra l'altro, entrando nel tema, ho assolutamente bisogno di chiedervi un consiglio super super importante. Si sta avvicinando il compleanno della Madison, quindi quest'anno a che tema lo facciamo? Vi dico la verità, tra i compleanni della Madison e della serie, probabilmente ho proprio esaurito le idee, perché i personaggi dei cartoni che mi piacevano di più, per i loro compleanni li abbiamo già usati tutti. Poi questo qua. Questa qua sarebbe la cipra, e appunto siamo già alla fine del make up. Ancora giusto qualche piccolo ritocco e ci siamo quasi. Questo si chiama baking, se non sbaglio, non me ne intendo troppo troppo. Deve tipo lavorare, quindi aspettiamo. Rapidissimo, è la festa della mamma. Le ho preparato una sorpresa che secondo me la lascerà senza parole. Allora, voi ormai credo che sapete, che mi conosce da tantissimo tempo, quanto sia forte il legame che io ho con mia madre da sempre, soprattutto da dopo che ho avuto la Selena, perché lei mi è stata sempre molto vicina in tutte le occasioni. Ok, io sarò per sempre grata a mia madre di tutto quello che ha fatto, di tutto quello che lei continua a fare e di tutto il supporto che lei dà ad ognuno di noi. Quest'anno ero un po' indecisa su che regalo farle, perché dai, di solito si fanno le solite cose, la portiamo a cena fuori, qualche vestito carino che sappiamo che le piace, ma questo le supera tutti. Vi prego. Ho fatto capire a mia madre che saremo insieme a lei, ma che sarà una cosa molto semplice come quella di tutti gli anni. Ma quello che lei non sa è che in realtà le ho preparato un regalo spaziale, letteralmente spaziale, impazzirà. Aspettate soltanto un secondino e adesso vi spiego meglio. Sono sicura che lo avrà. Trovo l'outfit e torno. Alla fine ho trovato questa outfit qua, anche perché visto che glielo voglio dare oggi, i regali vanno fatti e dati per bene. Allora, questo qui, il regalo si presenta in questo modo. E adesso voi vi chiederete, io sì, ma che cosa c'è all'interno? Ripeto, mia madre è la donna più speciale che ci sia al mondo per me, e ha sempre fatto di tutto per me, e io la amo. È sigillato. Adesso noi ci armeremo una busta regalo perfetta e impacchettiamo con tutto l'amore possibile per donarlo alla nostra persona speciale. Siamo già fuori e mia sorella è al telefono con mia mamma ed è appena arrivata. Quindi adesso partenza e le consigliamo subito il suo regalo super fantastico. La mamma sta prendendo la autostrada da Rimini adesso. A few moments later. Mamma, il regalo è adesso che voglio consegnare. Ed ecco tutte le mie principesse insieme appena arrivate: mia mamma, la Sele, mia nonna, la Kiki e il principino Mati. E ovviamente io non avevo detto niente a mia madre, quindi questa era tutta una sorpresa. Infatti lei non capiva bene per chi fosse quel regalo, anche perché me la sono un pochino giocata in modo che non lo potesse capire, dato che gliel'ho dato un po' in anticipo. E non avete idea di quanto mi si sia riempito il cuore poter consegnare un regalo così tanto speciale per la donna più speciale della mia vita. Ma il momento più bello è stato senza dubbio quando mia madre ha capito di che cosa si trattasse veramente questo regalo. E non so voi, ma secondo me dalla reazione sembra che le proprio piaciuto. Ho regalato una stella a mia madre. Wow, suona veramente bene. E ok tutto, ma adesso vi devo assolutamente mostrare tutto meglio nei dettagli. E devo dire che anche questi gesti molto spesso fanno la differenza. Questo cofanetto che le ho preso era completo di tutto, e ogni minimo dettaglio è stato proprio pensato bene. E infatti guardate come si presenta appena lo aprite. E questo è il certificato della vostra stella. E in questo caso noi le abbiamo dato il nome di Marisol Moschino, ovviamente in onore di mia mamma. E non è finita qua, perché infatti appena tiriamo sul certificato troviamo tutti questi gioiellini, piccoli pensierini, ma veramente azzeccati. Regalo veramente meraviglioso, ma soprattutto da dedicare a persone veramente importanti nella nostra vita. Ricapitolando, all'interno troviamo il certificato, la nostra sfera, la costellazione e anche un telescopio. E per finire anche la piccola visiera. Se anche voi state cercando il regalo perfetto per la vostra persona speciale, che sia vostra mamma, vostra nonna, il vostro compagno, la vostra compagna, vostra sorella, vi lascio il link per ordinare la vostra stella qua in descrizione. In più, come sempre, vi lascio qua il mio codice per avere uno sconto del 10%. È proprio il caso di usufruirne. Questi regali sono veramente spaziali, cioè sono proprio da dare a persone speciali, quindi mi raccomando che li date, straconsigliati e arrivano velocissimi.
E se farete anche voi questo regalo, ovviamente la Yuji super ficca naso vuole sapere a chi lo farete. Vi leggo nei commenti. Ma adesso procediamo con la giornata. Sorpresa fatta, è andata super bene, quindi adesso finalmente possiamo tornare nella nostra tavolata a continuare con una piccola merenda. E mia sorella aveva quella faccia perché ovviamente mia madre viene sempre sul pezzo, super vestita bene. Questa invece è una Selenita un po' arrabbiata con la mia amica Tami perché non aveva portato sua figlia. Però dai, dopo ha ricompensato. Diciamo che si è fatta perdonare e ovviamente il gelato non può mancare. Me lo concedo visto che tra poco inizia la dieta, no? In bellezza ovviamente la cena alle casette con una bella lasagna. Ma se non sbaglio nessuno di noi era riuscito a finire la lasagna. One day later. Ora siamo già il giorno dopo e mi sto preparando, devo fare tipo velocissimo, sarà qua in meno di un'ora. Avevo un sacco di cose da fare stamattina, sono tantissimo. Comunque mi devo truccare perché oggi faremo uno shooting, così il 10 maggio che è il mio compleanno posteremo delle foto carine su Instagram. Ancora un attimo, adesso volo sul lettino della Sele, ho preparato tutti i trucchi, adesso mi devo anche dare una piastrata. Mi avete consigliato voi nel sondaggio di farli mossi anziché lisci, li faccio sempre. Mi sono anche preparata un drink perché vi giuro che ci vuole. Ragazze, finalmente ci siamo, shooting finito ma soprattutto andato veramente alla grande. E tra l'altro ho anche appena finito di organizzare il mio compleanno che sarà il 10. L'ho trascorso con un sacco di amiche che sono un sacco carine, con cui ho legato più che altro nell'ultimo periodo. Ma sono delle persone veramente fantastiche e ovviamente vloggerò. Non so se riesco a fare il vlog su YouTube, ma sicuramente su TikTok, reel, short lo faccio. E vi voglio far vedere, anche se sfocato, un piccolo spoiler delle foto che abbiamo fatto ieri. È sfocato, ragazzi, ma fidatevi. Dovete andare a seguirmi sull'altro social perché queste foto vi faranno impazzire. Vi dico solo questo. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per averci seguito in questo video. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo.